Allora, siamo con mister Vincenzo Lamanna, allenatore del Casoria, dopo questa sfida contro la Frattese. Mister, una vittoria davvero importante in chiave playoff. Sì, una vittoria importante che la volevamo, ci siamo creduti fino alla fine, importantissima pure per in fase di playoff. Mister, probabilmente la chiave della partita è stato un po' il rimanere calmi, tant'è vero che la Frattese è rimasta in 9 quando la partita ha cominciato a innervosirsi, mentre voi siete stati bravi a gestire il vantaggio iniziale. Sì, la mia squadra è una squadra che resta sempre calmissima fino alla fine. Ce la giochiamo sempre, sempre ragionando, sempre stare sul pezzo con la testa e i miei ragazzi sono stati bravi a tenere la partita calmissima. Non lo so perché loro si sono innervositi, perché poi era una partita tranquilla, non ci sono stati né falli cattivi né altro. So che sono stati espulsi per proteste più che altro, ma niente di che. Mister, un commento sulla stagione di Felice Simonetti, ormai ha raggiunto quota 17 gol stagionali, davvero numeri importantissimi per lui. Felice Simonetti l'ho voluto io qua a Casoria, lo conoscevo, sta facendo benissimo, è un calciatore che può giocare sicuramente nelle categorie superiori. È un ragazzo che doveva solo esplodere, quest'anno lo sta facendo bene, ha trovato l'ambiente adatto, ha trovato una squadra che lo aiuta tanto e lui si mette pure a disposizione della squadra. Mister, da neopromosso a ritrovarvi lassù è davvero un qualcosa di importante. Cosa vi sentite di promettere ai vostri tifosi in vista del proseguo della stagione? Di promettere niente, quello che abbiamo sempre fatto, lavorare, stare a giocarci, a fare divertire il pubblico, a divertirci noi e poi alla fine arrivare quanto più in alto possibile. Ma non lo so se più in alto potrebbe essere secondo, potrebbe essere quinto, ma fare il massimo per questa squadra, per questa società, per questi tifosi che sono da dir poco eccezionali.